Hello, everyone. I am Mark Buckingham. I have the honor of having been the artist on Fables for the last 13 years. It was a work that was very precious to me because for a long time I'd been looking for something that had all the elements that I really appreciated in a good story, a strong relationships between characters, especially strong relationships between female characters, and the relationship between Snow and Rose was very precious to me. And also it was a story that allowed me to fulfill my desire to draw lots of animals and organic environments, and the farm in particular was something that I loved to draw and created myself. So these are all things that really mean a lot to me. Eccomi qua. Ciao, sono Mark Buckingham, lui è Mark Buckingham, ho l'onore di essere stato il disegnatore di Fables da 13 anni ed è un... Per me è stato un onore perché questa è una storia, io stavo cercando tantissimo un progetto che mi desse la possibilità di esprimermi nelle cose che sono per me più care, ovvero rapporti fra personaggi, rapporti fra bei personaggi e personaggi che mi sono cari, oltre che poter disegnare elementi che sono cari come poter disegnare degli animali oppure un ambiente organico e vitale come quello di una foresta, o addirittura il setting, l'ambiente della fattoria, la fattoria che è dove tutte le fiabe non umane, di forma non umana, sono costrette ad andare, che per lui è la cosa più gratificante e divertente da realizzare. At the moment I've just completed work on Fables as was previously mentioned, and currently I've returned to work on a series that I did at the very beginning of my career, which is called Miracle Man, and this is a book that was originally created by Alan Moore, a series created by Alan Moore, which Neil Gaiman and I were asked if we would sort of take over his role as the creators of that title. Unfortunately, when the original publisher of that, Eclipse, went bankrupt in the early 90s, so we've had 22 years of it being in limbo, sort of waiting for something to happen. But thankfully, Marvel now have the rights to the character. So as of now, Neil and I are working once more on creating new stories with that character. Dunque, Mark ha appena finito il suo lavoro con Fables e adesso finalmente è tornato a lavorare su Miracle Man. Miracle Man è un personaggio inglese degli anni 50 e nella sua nuova versione è stato ricreato, rigenerato da Alan Moore e in una celebre sequenza di storie. Lui, quando Alan Moore ha finito di lavorare su Miracle Man, ha passato le consegne a Neil Gaiman, ha chiesto a Neil Gaiman e a Mark di lavorare insieme sulle serie successive. E purtroppo è successo che l'editore americano che si occupava della pubblicazione di Miracle Man all'inizio degli anni 90 è fallito, lasciando un enorme abisso, se vogliamo, anche perché i diritti di Miracle Man sono entrati in una specie di complesso appunto limbo editoriale. Dopo 22 anni appunto di limbo, finalmente i diritti sono passati alla Marvel, che sta adesso dando la possibilità di riprendere le storie che avevano interrotto a metà e di rinnovo raccontare queste storie fra Neil e Mark, che è una cosa che per lui è molto emozionante. Puoi dirci i tuoi primi passi e come hai incontrato i tuoi primi collaboratori? Okay. Cioè, che fumetti ti piacevano? Perché? Okay. Well, I mean, I always loved comics as a child. For a little while, when I was about 4, I got quite ill for 6 months, and the three things that kept me sane were paper and pens, so I could kind of draw. Plasticine, because I like to sculpt things. And the third thing was piles of comics that my parents would buy for me to keep me entertained. And those three things sort of set up my kind of total career path for the years that were to follow. Ha sempre amato i fumetti sin da quando era piccolo. Quando aveva 4 anni,
quando aveva 4 anni è stato malato per un periodo di 6 mesi, quindi è stato costretto a stare a letto per 6 mesi. Le uniche 3 cose che lo hanno tenuto sano di mente, non l'hanno fatto impazzire, erano il fatto che avesse una matita e un foglio di carta e tanta carta, avesse della plastilina, perché lui ha sempre amato scolpire e manovrare, come potete vedere al disegno, e manovrare le cose, e i fumetti. E questi erano i 3 elementi che hanno da soli, con 4 anni, costituito tutto insieme tutto quello che sarebbe diventato il suo futuro. Okay, so following that, I used to create my own comics as a child, and I would sell them in the playground to my friends. So I was an entrepreneur from the age of 8. And also my father purchased for me a Super 8 cine camera so I could make my first little movies from the age of 10. And so I used to make little animated films as well. And those were the 2 career paths I was really eager to follow. And although I worked hard at all my studies, at the back of my mind was always trying to find a way to make either of those things become my career. La creazione dei fumetti e realizzare i fumetti è sempre stata una cosa che lui ha avuto dall'infanzia, ed è stato il mondo dei suoi giochi. Immaginate che quando aveva 8 anni realizzava naturalmente regolarmente fumetti e li vendeva ai suoi compagni di scuola, e quindi era diventato già un giovane, un piccolo imprenditore già a quell'età. Poi suo padre gli ha regalato una telecamera, una cinepresa Super 8, e lui quindi aveva iniziato già a realizzare quando aveva 10 anni i suoi primi film di animazione, cortometraggi animati. E nel frattempo c'era una parte della sua testa molto recondita in cui continuava continuamente a chiedersi come avrebbe potuto far diventare tutto questo, tutte queste forme d'arte, la sua carriera, il suo lavoro. By the way, I'm a big fan of Doctor Who. I can't. È un grande appassionato di Doctor Who e non può esimersi. So anyway, so basically, I went off and did a foundation, like 1 year general course in art. And while I was doing that, I was talking to an old teacher of mine, and she asked me if I'd go with her to visit Aardman Animations, which is an important animation studio that was in my city of Bristol, where I'm from. And while I was there, I snuck with me a little bag that was stuffed with drawings and with models that I'd made, and showed them to the people there before we left. And they very kindly gave me a phone call and asked me if I would come and work there for a few days, just on work experience. And that work experience turned into about 2 years working in animation. C'era un lui ha fatto un foundation course, cioè un corso di introduttorio di base di un anno soltanto in educazione artistica, una forma di accademia, e si è occupato semplicemente di arte per un anno. Il suo vecchio insegnante, lui è di Bristol, Mark è di Bristol, e si è ritrovato col suo vecchio insegnante ad andare a visitare gli Aardman Studios, che sono gli studios di Wallace e Gromit, a Bristol, e lui si era portato dietro durante questa visita una borsa che era piena dei suoi disegni e delle cose che realizzava, e è riuscito, l'aveva di nascosto, è riuscito a farla vedere, a farle apprezzare. Qualche giorno dopo ha ricevuto una telefonata dalla Aardman, gli avevano chiesto se gli sarebbe andato a fare un piccolo tirocinio, qualche giorno di lavoro, come esperienza lavorativa per imparare le basi dell'animazione, e in realtà questi pochi giorni si sono trasformati in un periodo lavorativo di 2 anni. So while I was there, the most exciting thing for me was that I worked on a video for an artist called Peter Gabriel. And it was a video for a song of his called Sledgehammer. And so I had the pleasure of being involved with model making and with helping with the, assisting with the animation for that. The only bad part was, because I was the most junior member of the team, they used to test all the contraptions that they needed to put Peter into on me to make sure it didn't kill anyone first. So I had all these sheets of glass and strange contraptions all around my head, just to make sure that they wouldn't accidentally kill a famous rock star. Allora, il video... ho potuto lavorare su un video estremamente entusiasmante all'epoca del cantante di Peter Gabriel, e di un video che si chiamava Sledgehammer, della canzone si chiama Sledgehammer, e lui in quel periodo ha potuto lavorare su un, a,
formato. What did you mold when you said mold making? Oh no, no, it's actually the it's all made with plasticine. Okay, all, okay, so okay. I used to help with some of the models. Okay. Quindi ha fatto siccome è tutto realizzato in plastilina, come sapete la Aardman fa film appunto di animazione in stop motion. Lui ha fatto ha creato i personaggi, li ha plasmati e il problema è che essendo il più giovane assistente di tutto il team si è ritrovato a dover provare sul suo corpo tutte le varie gli stranissimi macchinari che sarebbero stati utilizzati su Peter Gabriel e tutto questo, quindi pezzi di vetro che cadevano, nel caso perché il problema era che non volevano che per errore avessero potuto uccidere potessero uccidere una famosa rockstar. Quindi tutti questi stranissimi macchinari in realtà venivano utilizzati prima sul povero Mark. I should point out that I have this reputation for talking and talking and talking. And this one question will probably fill the whole hour that we have here right now. Vuole farvi notare che lui ha questa famosa notorietà perché non fa che parlare e parlare e parlare. Quindi probabilmente una sola domanda rischia di riempire tutta l'ora in cui dovremmo passare insieme. So the next step. What happened? Quindi ora passiamo. Then I went to university for 3 years to study design, and while I was on that course I met with a group of young artists and writers who were doing fanzines and independent little comics outside of the university campus, and I became friends with them and started getting involved in their various projects. And one of them gave me a very useful bit of information about a charity comic that was being made called Strip AIDS, which was raising money for a place called London Lighthouse, which was offering help and assistance to AIDS sufferers in the early days of the AIDS epidemic. And I produced a one-page strip for that, which introduced me to a lot of publishers that I hadn't previously had access to before. Lui ha fatto un corso di design di 3 anni all'università, si è iscritto all'università per fare questo periodo di design e lì durante quel periodo è riuscito a conoscere tutto un gruppo di disegnatori e di scrittori che collaboravano nel design, collaboravano e lavoravano, studiavano nell'università e al di fuori dell'università ha iniziato a collaborare con fanzine e a realizzare comic e fumetti con loro. Questo ha fatto nascere molti altri progetti. Un momento molto interessante è stato quando ho avuto le informazioni da parte di loro per poter partecipare a un fumetto di beneficenza che si chiamava Strip AIDS, il cui ricavato andava alla London Lighthouse, che è una associazione che si occupava di dare fondi per i malati di AIDS nel primo periodo dell'AIDS. Ha realizzato un fumetto di una pagina che in realtà poi automaticamente l'ha introdotto al mondo degli editori di fumetti del periodo. Okay. And that led to me being approached by a new humor magazine called The Truth to see if I'd be interested in contributing artwork to that. And I agreed to do absolutely everything that I could possibly do for that. So it was newspaper style strips and a full page comic, story every issue, which I was writing with a friend. And then I was also doing lots of illustrations for articles in that magazine. And among the people that were writing for it was a young journalist called Neil Gaiman. Tutto questo ha portato al fatto che è stato approcciato da una rivista umoristica che si chiamava Truth. E faceva praticamente era disponibile a realizzare tutto quello che era possibile con Truth e realizzava a volte delle piccole strisce oppure fumetti di una pagina intera o illustrazioni per gli articoli e tutto questo ha portato al fatto che ha conosciuto un giovane giornalista che scriveva per la rivista che si chiamava Neil Gaiman. Mm-hmm. And it was through Neil that I was offered Miracle Man. And it was also Neil who helped to introduce me to editors at DC, and that led to my first work in America, which was Hellblazer. Ed è stato attraverso Neil che ha iniziato a lavorare appunto a Miracle Man, attraverso Neil che ha conosciuto gli editor della DC, col quale appunto ha potuto conoscere, e grazie a quelli alla fine ha
potuto realizzare il suo primo lavoro per la DC Comics, che è stato, sono le pagine, sono i numeri che ha realizzato per Hellblazer. Okay. Thank you very much and goodbye. Grazie mille, arrivederci. All'inizio della tua carriera eri abbastanza noto per avere uno stile, cioè avere diversi stili, e eri uno degli inglesi che era capace di adattare il suo stile, sperimentare, e le tue tavole nel mercato americano spiccavano. Puoi dirci perché disegnavi in quella maniera? Qual era la tua urgenza creativa? Mark, adesso lo vedete in Fables, che ha uno stile abbastanza codificato e stabile. Però se vedete le illustrazioni, fa tanto acquerello, si vede che scolpisce, è abbastanza eclettico, quindi interessava, è abbastanza eclettico sin da subito, cioè dall'inizio della sua carriera, quindi mi interessava proporre questo punto di vista. Okay, well, I suppose the truth is that for a long time I didn't really know who I was as an artist. For me it was very important that I just learn. I was not one of those people who had this, you know, found a way of drawing and that was all I did. You know, that was it, just hones that one approach. In my case, I always felt that I was the perpetual student. And for me, especially with Miracle Man, it was my public sketchbook. It was an opportunity for me to try something different every issue, every story. And Neil, knowing that that was something that I wanted to pursue, instead of trying to force me to create a particular approach, embraced that idea and said, well, you know, each story is going to be a different person's viewpoint of how they see the world that Miracle Man and the other characters in that series have created, this new world with a kind of godlike pantheon sort of looking over it, and how would it feel to be someone living in that world. And so each person, when we tell their story, their story is told in a different kind of structure. The style that we create for each story was based on how I perceived that they might view the world. And it gave me an opportunity to experiment with lots of different techniques and actually embrace the fact that I had no specific style. La verità è che io all'inizio della mia carriera non sapevo chi fossi come artista, e quindi prendevo come disegnatore. Quello che cercavo di fare è utilizzare ogni possibilità per imparare, e non avevo in realtà trovato un vero e proprio modo mio, un sistema, uno stile mio di disegnare, e quindi pensavo di essere uno studente eterno, uno studente perpetuo. Quindi ho pensato che sarebbe stato bello che Miracle Man fosse il suo sketchbook, il suo libro, gli sketch, disegni pubblico, da rendere pubblico a tutti, e di provare qualche cosa di diverso stilisticamente per ogni storia. E Neil, la cosa molto bella di Neil è che è stato entusiasta dell'idea, invece di provare a imporgli qualche cosa di specifico per ogni un unico stile, al contrario, ha abbracciato l'idea, è stato entusiasta dell'idea, in ogni storia ha deciso di utilizzare un personaggio diverso e un punto di vista diverso, in modo da ogni personaggio avrebbe raccontato il suo punto di vista del mondo di Miracle Man, che non so se voi conosciate, come un mondo fatto di nuove divinità e di straordinaria architettura, un mondo teoricamente utopico, per poter vedere come si vive in un mondo del genere. E quindi ogni singolo episodio di Miracle Man, della loro gestione, viene raccontato in una struttura narrativa diversa, con diverse tecniche sperimentali narrative, ma anche dal punto di vista grafico, perché il punto di vista è diverso per ogni personaggio. Okay. So that was the situation with Miracle Man. And then the problem was, because Miracle Man ended very suddenly before I was really
at a point where I felt that I'd now sort of found a more specific, solid style for the stories that were to follow. It left me a little sort of lost for a while, and that's one of the reasons why I started doing a lot of inking work, because I knew that I had a lot of abilities as a craftsman, as being able to bring a very elegant quality of finish to my work, to other people's work. So I focused on that as a way of sort of earning a lot of my living. Il problema è che Miracleman, abbiamo detto che le pubblicazioni si sono interrotte veramente all'improvviso, e ancora prima che lui trovasse uno stile che fosse coerente e lo stile che avrebbe voluto, col quale avrebbe voluto continuare a far evolvere la storia, e quindi si è sentito smarrito per un certo periodo, e proprio per questo ha deciso di iniziare ad inchiostrare, perché siccome ritiene di avere delle capacità artigianali tali, e pensava di poter dare, aiutare ad abbellire e con eleganza comunque le tavole di qualcun altro, contemporaneamente imparando da loro e cercando ancora quello che lui voleva realizzare. So inking was a very useful way of me continuing to stay in the business and keep working. But the problem is that I've always had this tendency that whenever I collaborate with someone, as Neil used to say, I eat my collaborators. I see elements in their styles and I embrace them and I make them part of what I do. And I did spend so much time working with Chris Pacello that I reached a point where I could replace Chris on any job and people wouldn't be able to tell the difference. The primary one being the Death second miniseries, where for various reasons the project ran very late and Chris had to leave and return to Marvel to work on Generation X. And suddenly DC were left with a half-drawn miniseries. And so I basically just said, look, I can carry on from the last page that Chris drew. And they asked Chris if he could provide layouts, and he was already too busy. So I said, it's fine, I know how he works. And we just got on with it. And I think that was the thing that really sort of showed people the extent to which I can sort of create alternative approaches to work and work in very different styles. But I also realized, sorry. Thank you. But I also realized that I had reached a point where that wasn't satisfying to me anymore. And so I made a purposeful decision in 1987 to give up inking. Come Neil aveva detto, quando lui si ritrovava a disegnare, inchiostrare con i suoi collaboratori, si era reso conto che, come dice Neil Gaiman, che lui tendeva a divorare i suoi collaboratori, nel senso che acquisiva talmente tanto il loro stile, lo immagazzinava e diventava una parte di lui, tant'è vero che a un certo punto era molto difficile per lui staccarsi dal lavoro che stava facendo col suo partner, con Chris Pacello. Con Chris Pacello ha realizzato le due miniserie di Death, ed è successo che per una serie di motivi la seconda miniserie di Death si è ritrovata a essere estremamente in ritardo con le consegne, e Chris aveva già preso si era già organizzato accordi con Marvel per fare una serie che si chiamava Gen X. E la miniserie era stata disegnata per metà e Mark ha proposto alla DC di proseguire il disegno, la seconda metà della miniserie, perché si sentiva assolutamente in grado di farlo. È stato chiesto a Chris se potesse fare almeno i layout delle tavole, e Chris era già troppo impegnato e Mark ha detto, senti, credo di essere in grado di poterlo gestire, poterlo fare io. Ed è stato molto bello, perché si è trovato in una posizione in cui ha potuto per la prima volta da un po' di tempo creare lavoro che fosse completamente nuovo, tavole che fossero completamente nuove, però presto ha raggiunto un punto in cui si era reso conto che tutto questo non era soddisfacente, perché sentiva che in qualche modo lo bloccava e ha bisogno di ritrovare di nuovo qual era la sua voce, il suo stile di disegno, e quindi nel 1997 ha deciso fino alla fine di smettere di inchiostrare. And now relax. Ora posso rilassarmi. I'm very sorry. I, like I said, when I get going, I say too much. Right. Yeah. Ok, hai lavorato quindi con grandissimi disegnatori come Brian Talbot, Chris Pacello, e poi hai deciso di prendere in carico le matite. Oh, chiaro, qui siamo tutti Luca Comic
comics addict, diciamo, e quindi sappiamo la differenza fra matite, chine, colori, eccetera, eccetera, i vari passaggi della creazione, quindi non mi dilungo a spiegare la differenza fra un matitista e un inchiostratore. Ovviamente con una carriera così importante alle spalle, avendo lavorato con sceneggiatori straordinari, è stato facile dire al mercato americano che eri disponibile per una nuova serie, e quindi come è avvenuto l'approccio, come hai detto al mondo: ehi, sono un matitista adesso e voglio continuare a lavorare. È chiaro che il lavoro del fumettista è un, io lo dico sempre, cioè loro sono innanzitutto rappresentanti di loro stessi, con le loro insicurezze, con le loro specificità, sono tutti diversi. E cambiare, cioè diventare prima matitista, poi inchiostratore, poi matitista, non è poi così semplice da far capire alle case editrici. E credo che magari se c'è qualcuno fra voi che vorrebbe fare questo lavoro, forse potrebbe essere interessato a questo tipo di ragionamento. E qual è stato poi il lavoro che hai fatto come penciler? Okay. So there's two parts to this. Firstly, early on when I was doing a lot of inking work at DC Comics, the first thing I did in order to help to maintain my persona as an artist in my own right is I went over to Marvel Comics, where they were less familiar with working with me. And that way the editors there were actually quite open to the idea of me drawing as well as inking. And I immediately took advantage of that to do lots of work at Marvel as an artist in my own right. Ci sono due parti di risposta a questa domanda. Diciamo che quando, nel periodo in cui faceva tantissimo lavoro, lavorava molto come inchiostratore, per mantenere la sua presenza come matitista, è andato dalla Marvel. La Marvel Comics, che è stata più possibilista, più aperta. Siccome conoscevano di meno il suo lavoro come inchiostratore, perché non lo lavoravano dentro di loro, erano maggiormente flessibili, più aperti all'idea che lui potesse disegnare invece che inchiostrare soltanto. And the other thing is that unlike a lot of my friends who have been primarily inkers through their career, I had the advantage that at the very start of my career I'd had a couple of very successful projects like Hellblazer, which I'd drawn for a year, like Miracle Man, which I'd also worked on for two or three years before that had come to an unexpected end, and had been, you know, awarded for it. You know, I had very good reputation from that work and had been nominated for Eisners and things. So I knew that that was something that I could fall back on at some point. C'è anche una grande differenza fra tutti i suoi amici inchiostratori. Bisogna ricordare che all'inizio della sua carriera lui è stato abbastanza fortunato da poter lavorare su due serie che hanno avuto uno straordinario successo, come Hellblazer, per cui ha lavorato per un anno intero, e come Miracle Man, su cui ha lavorato per due o tre anni. E queste serie, appunto, hanno avuto la fortuna di poter ricevere delle nomination ai premi Eisner e quindi di essere abbastanza riconosciute, e quindi alla fine si è ritrovato in una posizione in cui aveva queste carte da giocare, questi elementi da poter utilizzare per far vedere il suo lavoro di matitista. And in the case of the decision I made in 1987 about giving up inking, what helped me to be able to do that was the fact that there was an editor at DC Comics, Scott Peterson, who had been a friend of mine for many years and was a huge fan of the work I'd done on Miracle Man. And he was generous enough to offer me a contract to go and draw Batman for DC Comics for a year as a penciler. And that gave me the freedom to be able to say, okay, I'm now going to give up inking work. Poi nel 1997, l'anno fatale in cui ha preso la sua decisione di lasciare il lavoro dell'inchiostratore, è stato aiutato da un editor della DC, Scott Peterson, l'editor della DC, che è stato molto fortunato perché era un grande appassionato del suo lavoro su
su Miracle Man, e quindi è stato molto generoso da offrirgli la possibilità di disegnare le matite di Batman per un anno. I'm looking for something else to draw and I need another corner. E quindi a un certo punto I was just trying to think of it. No, that's it. I did it. Carry on. I'm sorry. I thought there was more and then I forgot. I think I did it. E quindi a un certo punto è arrivata la collaborazione con Bill Willingham, che è il co-creatore di Fables. Come è avvenuto? Qual è stato l'approccio? Perché allora, Mark non è stato il primo disegnatore di Fables. Il primo disegnatore di Fables è Lam Medina. I'm going to correct him about that in a minute. I wasn't the first published artist on Fables. Oh. Well, un attimo traduco. No, per lui l'ha corretto, perché non è stato il primo disegnatore pubblicato su Fables. But I was the first artist asked to draw Fables. Ma è stato il primo disegnatore a cui è stato chiesto di realizzare Fables. Ok. Vabbè, diciamo è stato il primo disegnatore pubblicato. Però Bill Willingham, che è lo sceneggiatore, il creatore della serie e un disegnatore, aveva creato i personaggi e poi ha coinvolto Mark, però le prime sei storie pubblicate sono disegnate da un altro disegnatore. E, qual è stata la sfida di dare diciamo un nuovo volto a personaggi che tutti conoscono? Come Riccioli d'oro, Cold Goldilocks. Goldilocks first. Well, I mean, the thing that sort of helped, I guess, with all of that. Well, I'll actually explain the way it worked. Bill and I initially worked together a couple of years before Fables on a Sandman spin-off called Merv Pumpkinhead, Agent of Dream. And that was a case of the editor at Vertigo, Shelley Bond, being very fond of both of us and thinking that we could make a really good team. And the humor and the subject matter of that particular strip seemed like a perfect opportunity to put the two of us together. Bisogna considerare che prima di lavorare su Fables, due anni prima avevano realizzato uno spin-off di Sandman chiamato Mervin Testa di Zucca. Testa di Zucca in Italia. Merv Testa di Zucca, agente del sogno. Shelley Bond, che era l'editor della DC, che si occupava di tutti gli spin-off di Sandman, era molto affezionata a loro, amava molto lavorare con loro. Il lavoro che avevano fatto su Mervin era tale che poteva vederne tutto l'umorismo e gli sarebbe piaciuto vedere come questo senso humor si potesse proseguire. And so that, although it was a great project, we had a lot of fun with it, it wasn't a huge hit, so we weren't able to do sort of follow-up episodes of that. But Bill was beginning to talk to Shelley at that point about his new project, Fables. And the only problem was at the time I was working on Spider-Man at Marvel. And so I wasn't sure if I was going to be free to be able to do a lot of work for it. And I did agree that I would draw one story arc, and that was the arrangement. So it meant that Shelley and Bill had to sort of think about the series more like Sandman in terms of having changing creative teams on a different cycles. You know, you would come on for a story arc and then somebody else would join the book. Anche se era un progetto delizioso, Mervin Testa di Zucca, non è stato un successo straordinario e quindi vuol dire che quella serie non ha avuto un proseguo che si aspettavano. Quindi nel frattempo Bill ha continuato a parlare, a proporre progetti a Shelley Bond e le ha proposto Fables. Il problema è che in quel momento Mark stava lavorando su Spider-Man, sull'Uomo Ragno, e non era sicuro se sarebbe stato libero di poter lavorare contemporaneamente anche su Fables. Quindi hanno trovato un accordo, si sono messi d'accordo che lui avrebbe lavorato solamente su un arco narrativo, su una delle miniserie. All'inizio quindi Shelley e Bill avevano pensato che Fables sarebbe stato più simile a Sandman, con diversi archi narrativi realizzati, ognuno in uno stile diverso e ognuno da un... ognuno in uno stile diverso, ognuno da un disegnatore diverso, ma poi la storia è andata diversamente. So, is that me? Oh, yeah.
about. Okay. Anyway, so then what happened was that Bill was creating, you know, everything that was going to sort of be the benchmark for how Fable is going to be. And being an artist himself, he was designing a lot of these characters as well. So he did little sketches of Bluebeard and Big B and Snow and a lot of these characters of how he imagined them. And so Big B was kind of like a cross between Columbo, Peter Falk's Columbo, with a little bit of Wolverine in the mix, kind of thing, a little bit more rugged, and things like that. He was, and Snow had a lot in common with a character he created a few years earlier in a series called Coventry. I think Bill had the idea of taking fairy tale elements and placing them in the modern world was something he'd been pursuing for a while, but Fables was where he kind of got it perfected. Mm-hmm. And so basically, Shelley Bond very kindly said, okay, Bill knows what the first two story arcs are going to be. And one of them is this murder mystery that will take place in New York. And the second one is an adventure outside of the city at the animal farm. And I was drawing Spider-Man, and I hated drawing city blocks and people. And I said, please, I want to draw the animal farm. That's the story I really want to be involved with. I had a look at his proposal, and it was just, it's two girls, and everything else is talking ducks and geese and dragons and giants and trees and strange little munchkin houses. And these are the things I wanted to draw. I've been waiting to draw this stuff. So I said, yeah, I have to draw that. So then they had a huge problem because they, you know, artists always want to do the first book. Why does he want to do the second one? And it gave them a big problem. And it took 2 or 3 months before, you know, asking a number of artists before eventually they found Lan. And Lan was the artist to draw the first arc. And so the two of us worked side by side. And so he was drawing issue one, I was drawing issue six, and we'd send up pages to each other so that we could get the consistency between the look of all the characters. So if I designed something like the pigs, he knew what, and the truck at the farm, he'd know how to draw that in the first issue, and vice versa. And I knew how he was drawing Snow and what costume she was in and all those sort of things. So it was very much a collaborative effort in the early days. And the one thing that kept it all consistent was Steve Lealoha doing the inks. That was the way we tried to keep everything together. Dunque, essendo lo stesso, essendo Bill Willingham un disegnatore lui stesso che ha realizzato gli primi sketch di come sarebbero stati tutti i personaggi di Fables, e ha fatto un bellissimo lavoro i suoi primi personaggi quando si iniziava a disegnare Luca Wolf o Biancaneve, li ha realizzati lui nei suoi piccoli disegni. Per esempio, vedeva Luca Wolf, Big B Wolf, se lo immaginava come uno strano misto fra il tenente Colombo e un Wolverine, però solamente ancora messi molto molto peggio e più più muscoloso, spesso, sì. Oppure immaginava che Biancaneve sarebbe stato un personaggio basato su una sua vecchia storia che si chiamava Coventry, e in qualche modo Bill era sempre stato Bill era sempre stato appassionato all'idea di inserire elementi favolistici nelle sue storie, anche se a dire la verità è solamente con Fables che alla fine è riuscito a perfezionare e a trovare la giusta chiave per poter realizzare questo tipo di storia. Il problema è che quando all'inizio della lavorazione su Fables, i primi due archi narrativi erano pronti. Il primo sarebbe stato un giallo ambientato all'interno della città di New York, mentre il secondo sarebbe stato ambientato nella fattoria dove tutte le favole di forma non umana erano confinate. E lui stava in quel periodo disegnando l'Uomo Ragno e poteva disegnare solamente uno dei due archi narrativi, e ha chiesto: per favore fatemi disegnare la fattoria degli animali, perché non voleva assolutamente disegnare città isolati e tutti gli elementi urbani. Al contrario, lui voleva disegnare
C'era, la sceneggiatura era meravigliosa, ci sono draghi che parlano, che si trasformano, animali di ogni forma, e foreste parlanti, e maiali. E il problema è che iniziavano a chiedersi tutto, ma scusate, lui è il primo disegnatore della serie, perché diamine vuole realizzare il secondo arco narrativo? Tutti vogliono realizzare il primo, e comunque sì, hanno deciso di fare così. Quindi sono passati 2 o 3 mesi prima che finalmente riuscissero a trovare Lan Medina, che è il disegnatore del primo arco narrativo. E in quel periodo hanno iniziato a lavorare uno accanto all'altro e confrontavano continuamente i loro lavori. Per esempio, mentre Lan lavorava al numero 1, contemporaneamente Mark lavorava al numero 6, e mentre Lan lavorava al 2, Mark lavorava al 7 e così via. E continuamente si mandavano il materiale per verificare che fosse tutto coerente e che non ci fossero e la continuità fosse rispettata. E per esempio, quando Mark aveva bisogno di realizzare il camion che portava gli animali nella fattoria, l'hanno dovuto utilizzare il modello per poi replicarlo nelle sue prime storie. E quindi alla fine il lavoro è diventato una specie di lavoro estremamente di collaborazione con Lan nel lavorare su questo materiale, ed è così che sono riusciti a mantenere tutta la coerenza visiva della storia. Ok, l'incontro è purtroppo finito, come dico sempre a fine di ogni incontro, l'incontro è finito, andate in pace. Thank you everyone, thank you.